Campionato regionale di promozione Girone A. Al comunale Pier Giorgio Reale di Montone i padroni di casa ospitano il piccione di mister Scattini, arbitra il signor Ferrucci di Gubbio, assistito dai signori Granci Casagrande di Città di Castello. Partita subito in discesa per il Montone che al secondo minuto trova la rete del vantaggio. Tasse dalla propria area, calcia a lungo, Farruco prolunga di testa e Ceppodomo con un bel pallonetto batte Cacioni. Insiste il Montone e al decimo Ceppodomo sfrutta il cross di Carini dalla sinistra, bravo Cacioni a deviare al corner. Al quindicesimo si porta in attacco il piccione, ma la conclusione della distanza di Presiado termina fuori. Al ventesimo ci prova Caporali su punizione, ma Tassi attento e para terra. Al venticinquesimo minuto, nuovo attacco Montone, sempre Tassi con un lungo rinvio, pesca Mencagli che spara addosso al portiere ospite. Al trentasettesimo ancora Cacioni sugli scudi, brava a deviare in angolo la conclusione al volo di Ricci. Nella ripresa il piccione a farsi subito pericoloso alla ricerca del pari. Al secondo minuto incursione in area di Zoi, conclusione che termina sull'esterno della rete. Al diciassettesimo poi appoggianti a tentare la conclusione spaccata ma non arriva a toccare il pallone che finisce sul fondo. Gli animi si spengono e la partita sembra non dover regalare altre emozioni con il Montone in controllo del match. Al quarantunesimo anche l'occasione del raddoppio con un tiro angolato di Farruco che non trova la giusta traiettoria. Ma il piccione non si arrende e dal quarantaquattresimo un cross dalla sinistra di Poggianti trova Caporali in mezzo all'area che di sinistro segna la rete del pareggio. Termina così la partita, Montone 1, Piccione 1. È stata una partita col campo un pochino allentato dalla pioggia, pesante, quindi maschia. Io ho visto un ottimo Montone che ci ha messo nei primi 15-20 minuti in grandissime difficoltà, hanno fatto gol dopo penso un minuto, quindi a loro gli si è spianata la partita per errori nostri. E poi dopo abbiamo reagito, abbiamo creato qualcosa. Ci abbiamo avuto la fortuna che il Montone nei primi 10-15 minuti poteva chiudere la partita, non l'ha chiusa, ha sbagliato un paio di gol abbastanza facili e quindi quello ci ha consentito di rimanere in partita. E poi dopo il secondo tempo ci siamo buttati in avanti per la ricerca del pareggio, ci abbiamo avuto non palle clamorose ma 2-3 palle che potevamo pareggiare prima, però siamo riusciti all'ultimo minuto dei tempi regolamentari, un pareggio che domenica abbiamo preso la beffa che ci hanno pareggiato al 96esimo, oggi l'abbiamo pareggiato noi al 90esimo e per l'impegno che ci abbiamo messo, la corsa, quello che va messo in queste partite, a un certo punto della partita ci siamo anche meritati il pareggio, però volevo dire che il Montone oggi mi ha fatto una buonissima impressione, buona squadra soprattutto nel reparto avanzato, hanno ottimi giocatori. Andiamo a commentare un pareggio che penso che per la squadra del Montone stia stretto vedendo le occasioni che ci sono state il primo tempo, a prescindere da qualche decisione arbitrale che magari può aver falcidiato loro, noi, quello che sia, però penso che tutto sommato all'inizio della partita sapevamo di affrontare una squadra ostica, poi andando avanti abbiamo creato palle su palle, però purtroppo il calcio è questo, se tu non la metti dentro alla fine subisci il gol e finisce 1-1 una partita che probabilmente ai punti avrebbe vinto il Montone.